Ciao, sono Antonietta. Oggi faremo un attrezzo come questo, che è una catenetta e che serve a creare una maglia tubolare. Nel prossimo video vedremo come realizzare una maglia tubolare. Ciao, a presto! Avrete bisogno di cilindri di legno, che possono essere di recupero, per esempio potete utilizzare piedini di mobili spaiati, per esempio, classico piedino da mobile, da settimanale, che abbia un foro, quantomeno cieco, ecco, oppure passante, come questo circolare, o altre soluzioni di vostra fantasia, diciamo così, oppure potete andare al fai da te come ho fatto io e procurarvi un bastone, qualcosa che somigli un cilindro come questo, e farvelo tagliare in pezzetti. Questi sono pezzetti da 10 cm, ma va bene anche un po' più piccolo, anche da 8 va benissimo. E il diametro di questo è 5, ma anche in questo caso direi che è un po' grande, potrebbe andare bene anche un po' di meno. Dopodiché dovete farvi fare un foro centrale passante, come questo. Se avete il trapano, se avete la punta adatta del trapano, potete farla voi, o se no la fate praticare da qualcun altro. Ok, come questo, quindi dei cilindretti. Poi avrete bisogno di cambrette, che sono queste. Vedete? Queste sono cambrette, si trovano in tutti i fai da te. Poi ancora un pennarello, eventualmente una squadra, ma non è necessario. E poi della paraffina, un po' di candela, anche di sapone secco. Tutto qui. La catenetta che state vedendo è già completata, cioè ha un certo numero di pioli tutti attorno a questo foro. È un foro molto grande. La maglia tubolare si svilupperà all'interno di questo foro e quindi prenderà la dimensione di questo foro, vedete? Ecco il motivo per cui ho creato catenette di varie dimensioni, con un foro più piccolo da 1 cm, 2 cm, 1 cm e mezzo. I segni che vedete sono semplicemente dei segni di riferimento che ho fatto io con un pennarello, magari voi potete usare anche una matita, giusto per non esagerare, che poi questi non se ne vanno più. Però ecco, sono segni di riferimento per sapere dove piantare i pioli. Normalmente nelle catenette che voi potete trovare in commercio, se volete, i pioli sono 4 e sono disposti a croce, come faremo noi, come vedrete fare in questo momento su questo foro. Però nulla vieta di metterne di più, l'intreccio sarà più complicato, più particolare. E naturalmente però il foro centrale deve essere più grande, se no non riuscite a lavorare. Io ho visto catenette di qualsiasi dimensioni e ho visto catenette fatte anche con, per esempio, sapete, i barattoli di latta, quelli del pomodoro enormi, insomma, si può inventare qualsiasi cosa. Intanto vi mostro questo metodo che vi permette di avere varie dimensioni, se volete. Allora, procuratevi il vostro cilindretto con il foro passante, che sia passante, mi raccomando, perché altrimenti non potete utilizzare. Segnate con un pennarello i punti. Normalmente se arrivate fino alla dimensione di 1,5 cm di foro, 4 punti vanno bene, oppure in questo caso io ne farò qualcuno di più, così vorrei sperimentare un intreccio anche qui più complesso. Allora, prendiamo le cambrette che vedete sono fatte a forbice. Quindi sono troppo divaricate per poter essere usate. Quindi faremo in questo modo: le dobbiamo stringere. Prendiamo una pinza, stringiamo le due punte verso il centro. Magari questa pinza non è. Come al solito io ho pinze che non vanno bene, ma comunque poi le uso sempre. Le stringiamo verso il centro in questo modo. Vedete com'è diventata? Ok, ne facciamo 4 in questa maniera. Così. Devono essere perpendicolari, ecco, alla superficie. Ok. Potete usare anche una pinza di scarto. Questa è una pinza di scarto, fatelo anche voi. Non usate quella che usate per lavorare i vostri gioielli, perché altrimenti le rovinate sicuramente. Allora, poi passiamo le cambrette nella paraffina, nel sapone secco, in una candela. Passiamo le punte, vedete, facciamo così, perché questo servirà a fare scivolare la cambretta, il chiodo all'interno del legno, evitando il più possibile di rompere il legno, perché c'è la possibilità che si spacchi chiaramente.
questa maniera. Questa è una buona norma anche in genere quando si usano chiodi. È una buona norma da tenere presente. Puntando i chiodi nel legno si fa così. Ecco qua, vedete, in questa maniera. Puntate prima con le mani, vedete, la cambretta sul legno. Fate entrare leggermente, fate una specie di invito, anzi si chiama proprio invito, che potete anche regolare, vedete dove cade la cambretta, ok, questo è l'invito, e una volta stabilito il punto, martellate. Io uso questo perché è un martello abbastanza brutto, quindi mi sento di poterlo utilizzare. Scendete un po', per il momento lo puntate, poi lo faremo scendere fino a circa metà della lunghezza della cambretta. Ok, piantiamo gli altri. Mi sto tenendo a un paio di millimetri dal bordo. Attenzione quindi a non sforare, a non uscire da questa parte. Questa è saltata via perché l'ho piantata male. Ok, così va un po' meglio. Avanti con le prossime. Poi sono un po', ce n'è, c'è sempre una gamba un po' più lunga, un po' più corta, questa può essere una leggera difficoltà. Ok. Scappa via. Quindi avete visto, la paraffina evita che il chiodo rompa, spacchi completamente il legno, che è un legno piuttosto morbido poi. Ecco, poi manca l'ultima. Dopo aver puntato i pioli, li dovete abbassare un pochino, se no scapperanno fuori, direi a metà, se riuscite, a metà altezza. Piano piano. Ecco, questa cateretta è pronta, vedete? Notate una cosa che ho dimenticato di dirvi prima, ma che è importante. I pioli sono puntati di, come dire, di taglio per il lungo e non per il largo. Per il largo sono scomodi, li avevo provati, però non sono molto comodi con il filo metallico perlomeno. Quindi tenetevi così, in questo modo, di taglio. Ecco fatto, e adesso siamo pronti per costruire la maglia tubolare. Ciao, alla prossima!